Le chiacchiere stanno già, come dire, divampando. Il nostro è veramente un lavoro privilegiato perché ti permette di incontrare delle persone che sono storia, vivono la storia e lasciano un segno nella storia. Tanti auguri, festa di compleanno oggi per Roberto Gervaso che è qui con noi. Non so se accettarle, li accetto con riserva, Bene. perché comunque gli 80 anni sono un traguardo importante su cui tu devi meditare, cioè io devo meditare, ma devi meditare anche tu che un giorno ci arriverai. Arrivarci. Spero non nelle mie condizioni. L'importante è comunque E beh, arrivarci. dai, comunque arrivarci, no? Vabbè, insomma, una moglie, una figlia, nipotini. Un tumore alla prostata, due bypass. 10 anni di esaurimento di depressione. A proposito, Comunque è un Roberto. prezzo che ho pagato volentieri, perché bisogna pagare tutto nella vita. E questo poi ci aiuta a, come dire, a rafforzarci in Ma qualche si modo. capisce perché è la virtù, le qualità senza le avversità marciscono. Perché il successo è un impostore, diceva Kipling. Ma il successo immeritato, quando un successo è meritato, tu lo paghi. Io ho avuto tutto, perché io ambizioso, vanitoso, ho avuto tutto il successo che ho avuto. L'ho pagato pronto cassa in contanti a un prezzo altissimo. Io sapevo che le condizioni erano quelle, le ho accettate e oggi farei altrettanto. Ma se non avessi fatto il giornalista? Avrei fatto l'insegnante perché c'è in me un certo avviso, un certo spirito didattico. Mi piace trasmettere le mie idee, giusto o sbagliate che siano, per carità, e poi educare i giovani, però delle scuole medie, perché è lì che si forma il ragazzo, è lì che si forma l'uomo. Hai dei nipotini di quanti anni? Nipotini, chiamano i nipotini, sono tre teppisti. Che hanno 7, 9 e 11 Quindi in anni. età di medie, che idea ti sei fatto di questa gioventù? Questa gioventù ha quello che si merita. Tu dirai che c'è del cinismo, ma il cinismo nel mio caso è il realismo. C'è una disoccupazione spaventosa, ma c'è disoccupazione anche perché non so quante migliaia di posti di fornai. Sono richiesti e uno che ha preso la laurea con 110 lodi dice: io non vado a fare il fornaio, io alle 10 vado in discoteca se ho dei soldi, se no me ne sto a casa, ma io non vado a fare il fornaio. Io devo il mio successo, certo al mio lavoro, ai maestri vecchi, ai maestri Montanelli, contemporanei, cioè. Montanelli, Prezzolini, Buzzati, ma anche ai Voltaire, ai Tacito, ai Tucidide, ai classici. Ma devo il mio successo anche a un nuovo sodo. Nel 1942 vivevamo a Torino, una delle città più devastate d'Italia perché c'era la Certo. Fiat, giusto? Ogni notte arrivava Pippo, solamente si tirava la cinghia. Un giorno mio padre arrivò a casa con un uovo comprato al mercato nero. Mia madre lo fece sodo, lo divise in quattro. Io devo il mio successo al mio quarto di quell'uovo. E oggi non ce ne rende E ho fatto per non 2 mesi con una borsa di studio, sono andato in America all'Università di Ann Arbor, prima sono stato 2 mesi a New York e per 2 mesi ho lavato i piatti. E sono felice di aver lavato i Ma oggi piatti. non ci si sporca più le mani, Roberto. E allora si arrangiano, perché io me lo sono sudato il successo. Roberto, se no, nessuno ti regala niente a questo mondo. Hai parlato di Torino. Allora, che cos'è? Facciamo un piccolo tour per le città italiane. Torino, che cos'è per te? Sai, Torino Visto che sei sempre prodigo di aforismi. è per tradizione, perché c'è ancora molto, è molto sabauda ancora Torino. È una città regale Torino, è un mix fra un convento ed è un mix con un convento e una caserma. Milano. Milano è un vecchio salotto molto ben tenuto dove tutto funziona. Roma.
Roma è un mix fra un bordello, un manicomio, un circo equestre, un Luna Park e una camera a gas. E oggi anche una topaia e una cinghialaia. Napoli è la città meno allegra d'Italia, ma è la città più festosa in Italia. Ma il tuo cuore è a Palermo, perché? Il tuo cuore invece è a Palermo. Il mio cuore è a Palermo, nonostante mia moglie sia palermitana. Il mio cuore è a Palermo perché è una città, io vivo nel passato, è una culla polverosa, accogliente, complice, perché non esiste l'amicizia. In Sicilia esiste la complicità e io mi sento tutt'uno con questo. Allora, salutiamo donna Vittoria. A proposito di matrimonio, il matrimonio ci insegna molte cose, soprattutto che potevamo farne a meno. Così hai avuto modo di dire. Eh sì, anche che perché l'amore senile comincia col matrimonio. E il matrimonio comunque, il matrimonio implica o dovrebbe implicare la monogamia. Però la vita è troppo bella per viverla in due. Sì, ma sai, la monogamia è la bigamia che tempera le asprezze del matrimonio. Comunque il matrimonio, io ho sposato mia moglie molti secoli fa ed è ancora un matrimonio. Io ho completamente delegato a lei ogni mia... Roberto, ma qual è il segreto per far durare un matrimonio? Avere sempre torto e dare ragione alla moglie? Questa è una regola, e un'altra tradirla. Bene. Non hai fatto mai mistero della depressione che hai attraversato. La depressione la vivi in diretta, la felicità la vivi indifferita. Come fare per cambiare? Io non sono mai stato felice. Io ho avuto dei momenti magici. Ho avuto dei raggi di sole. Ho avuto degli sprazzi di serenità. Io la felicità non l'ho mai avuta, perché la felicità non esiste. Io sono un realista. E del resto essere felice contro natura, visto l'epilogo della vita. Meglio un buon futuro o tanti ricordi da coltivare? Il futuro non esiste, esiste soltanto il passato, perché il presente, io ti ho detto in questo momento la parola presente, e già appartiene al passato. Il futuro diventa presente e si invera esso stesso nel passato. Quindi esiste solo il passato, che per definizione cosmica e eterno. Telegraficamente, perché abbiamo il TG1, cosa manca all'Italia di oggi? Politica. In politica mancano i professionisti, mancano i vecchi, mancano i De Gasperi, mancano i Togliatti, mancano i La Malfa, mancano i Saragat, mancano i Malagodi. Mancano quelli che facevano politica, alcuni meglio, alcuni peggio, perché la politica non deve essere una vocazione, deve essere però una milizia. E con questo, caro Roberto, tanti cari auguri di 80 anni passati insieme. Grazie, grazie Roberto. A voi. TG1 e poi di nuovo insieme.